Ok, buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Io sono Beppe Marano, insegno qui al Politecnico di Torino, Tecnica delle Costruzioni. E sono qui per raccontarvi un attimo quali possono essere le implicazioni, le applicazioni, gli effetti dell'uso dell'intelligenza artificiale sul mondo delle costruzioni in generale. Quindi scendo un attimo nel nostro mondo, di coloro che pianificano, progettano, realizzano, collaudano e poi vanno in manutenzione delle opere. Quando parliamo di ingegneria, intesa in senso ampio, l'innovazione è una parte integrante. Potremmo dire che non c'è ingegneria se non c'è innovazione. È un punto essenziale. Sono coniugate, ok? E questo anche perché il modo di pensare nell'ingegneria è diverso ed ha delle sue peculiarità rispetto a quello classico che noi abbiamo, per esempio, nel campo della scienza, così come intendiamo. Qui un piccolo flowchart dove noi abbiamo un problema, un punto interrogativo, facciamo le nostre prime ricerche generali, poi facciamo delle ipotesi, le verifichiamo con degli esperimenti, facciamo delle analisi, tiriamo fuori delle conclusioni, le formalizziamo e vediamo se queste vanno bene o vanno male. Invece progettare è una cosa diversa, profondamente diversa, perché quando abbiamo una questione, un problema da risolvere, e questo è il punto essenziale, noi in primo luogo dobbiamo pensare alle possibili soluzioni. Il sistema è una singola soluzione, ne esistono per ogni problema migliaia. Poi, dopo averle pensate, e veramente pensate in maniera totalmente astratta, le cominciamo a mettere giù su un pezzo di carta, un piano di un computer, cose del genere. Le cominciamo a dettagliare, quelle che risultano essere le più promettenti, poi le andiamo a sviluppare, quelle che secondo noi sono le migliori, quelle che danno il miglior rapporto costi-benefici, mettiamola così, e poi le implementiamo. Questo è, diciamo, l'approccio che normalmente utilizziamo in qualunque ambito dell'ingegneria, qualunque ambito dell'ingegneria. Quando parliamo di innovazione, qui stiamo parlando appunto dell'innovazione più alla moda dell'ultimo decennio, e lo sarà probabilmente nel prossimo, è quella dell'intelligenza artificiale. È molto bello, è affascinante, è intrigante, sì, ma a cosa serve? Quali possono essere gli usi che ne possiamo fare? Questo è fondamentale. Qui ho riportato una frase che a me piace molto, per quanto molto semplice, appena scomparso René Kissinger. Se non sai dove andare, ogni strada sarà sbagliata. Cioè non possiamo utilizzare una cosa, una tecnologia, un modo di, un approccio nuovo solo perché è alla moda. Deve avere un senso ben preciso. E qui parliamo di innovazione, perché innovazione è, cioè, un termine bellissimo, affascinante, ma come si coniuga nel nostro settore, in particolare nell'ingegneria civile, intesa appunto in senso ampio? Beh, diciamo, tutti i settori dell'ingegneria sono soggetti a innovazione, dove innovazioni spesso nascono da un'idea occasionale, un'intuizione, e fanno fare quel gradino, quello step improvviso, che nel giro di pochi anni rivoluziona un settore. Immaginiamo al campo dell'introduzione dell'autovettura, dei motori termici, le telecomunicazioni, i telefonini, ok? Sono proprio innovazioni che improvvisamente, nel giro di pochissimi anni, cambiano completamente la nostra vita, non, e diventano sempre più frequenti. Più la tecnologia è matura, più innovazioni ci sono, e questi passaggi li facciamo molto velocemente. Ma innovare, ripeto, affascinante, ma è sempre positivo? Beh, questo non è mica detto, perché la permeabilità dell'industria, della società all'innovazione non è la stessa in tutti i settori, anzi, è abbastanza differenziata, perché, diciamo, chi un po' boomer come me ricorderà, chi parte sa cosa lascia e non sa cosa trova, cioè, la famosa frase di Lenin, ma in buona sostanza, lasciare un modus operandi, una tecnologia, uno standard per un nuovo che è potenzialmente molto o più performante in generale, non sempre è un bene, perché non sappiamo quali sono
i problemi che non riusciamo a percepire di una nuova tecnologia, mentre di una tecnologia consolidata, beh, quelli li vediamo chiaramente, la conosciamo, è applicata sul campo. Abbiamo il totale pedigree, vantaggi e svantaggi, mentre una cosa nuova può potenzialmente portare dei vantaggi, ma non sappiamo che svantaggi può portare. Qui ho fatto una lista, diciamo anche bruttina, di tutti i settori in cui l'intelligenza artificiale è più utilizzata, ok, anche facendo un match con le pubblicazioni scientifiche che vengono fatte. Nel campo dell'ingegneria civile, questa permeabilità all'innovazione è minore. È minore per una serie di motivi. Il primo di tutti, probabilmente, è che l'ingegneria civile, l'architettura, in questi settori nostri caratteristici, sono probabilmente più antichi della tecnologia moderna. Ricordiamoci che nell'ingegneria civile sono state fatte le prime applicazioni della fisica matematica, la meccanica dei solidi, il trasporto del calore, l'idraulica. Sono state le basi che noi ancora adesso insegniamo e utilizziamo nella progettazione, nella verifica. Sono state sviluppate 2, 3 secoli fa, con delle formule che spesso non sono più state cambiate, perché se una cosa funziona bene ed è robusta, perché cambiarla? Ripeto, perché partire se sto bene dove sto? E la questione fondamentale è che l'ingegneria civile ha una sua specificità e rispetto ad altre discipline, l'elettronica, l'informatica, le telecomunicazioni, la meccanica, è più trasversale. Qui riporto un documento, il Vision 2025, che è stato sviluppato, un documento ormai, diciamo, che è arrivato alla fine dei suoi giorni, era una previsione fatta circa 20 anni fa, su quello che doveva fare l'ingegneria civile nei prossimi 20 anni, ed è stata sviluppata da un think tank fatto dall'American Society of Civil Engineering. E qui, diciamo, chiarificava una cosa che poi tutto sommato tutti noi sappiamo abbastanza bene dal punto di vista conoscitivo, cioè l'ingegnere civile non è mai troppo uno specialista in un settore, ma è una persona che usa tecnologie sviluppate in altri settori per migliorare la vita di tutti noi. Io mi permetto di ricordare che probabilmente l'ingegneria civile ha un valore sociale, perché per quanto non troppo affascinante, non troppo fashion come altre discipline, sembra un po' un old fashion style, ma va a impattare sulla base di tutte le nazioni della nostra società: trasporti, abitazioni, comunicazioni, infrastrutture. Sono old style, ma sono necessarie. Ok, possiamo fare a meno di qualcos'altro, ma non delle nostre abitazioni, delle reti di comunicazione, di trasporto e così via. Sono così fondamentali che, tra parentesi, forse si danno un po' troppo per scontate. E quando poi vengono giù, ve lo dirò tra poco, i ponti, ci rendiamo conto di quanto essi, per quanto noiose rispetto alla tecnologia del raggio biologico, dei micromateriali, sono fondamentali e ci bloccano completamente in tutto. E quindi, diciamo, l'ingegnere civile è quello che gestisce la crescita della società, gli spostamenti della popolazione, dalla campagna verso la città, la necessità di avere acqua, acquedotti, fogne, reti di trasporto, abitazioni che siano sempre migliori, che ci permettano di avere uno standard di vita sempre migliore. E come l'ingegneria civile può interagire con l'intelligenza artificiale, che è utilizzatissima in settori dell'avanguardia della tecnologia, dove ci sono moltissimi problemi non risolti, in cui, diciamo, anche il DNA del collega ingegnere è abituato a interfacciarsi non con un passato così, tra virgolette, ingombrante come quello nostro, quello del campo della meccanica dei materiali, del trasporto del calore, dell'idraulica, che sono stati perfettamente definiti, rispetto a, non so, un ingegnere delle telecomunicazioni in cui oramai le nostre autovetture, i nostri cellulari sono zeppi di intelligenza artificiale, non lo sappiamo neanche, ci viviamo insieme. Nell'ingegneria civile invece bisogna superare questo gap e soprattutto capire dove è realmente utile. Non basta che una tecnologia sia fashion perché sia utile. Beh, io cado appunto, puzzo di ground, direbbe qualcuno, senza nessun riferimento bellico, ma cioè, andiamo sul concreto, scendiamo su una cosa poco fashion, ma veramente importante.
che non è un problema solo italiano, tengo a precisare, è un problema europeo e di tutte le nazioni che hanno realizzato le loro reti infrastrutturali, che adesso sono la base della nostra industria, della nostra coesione sociale, tra gli anni 50 e gli anni 80, che, così come in Italia. E che i ponti essenziali come sistema di trasporto a tutti i livelli, stradale, autostradale, ferroviario, molto spesso delle gas, acqua e così via, sono invecchiati, invecchiati più velocemente di come si pensava, se si è mai pensato come potessero invecchiare, e qualche volta vengono meno. Il crollo del Morandi ha cambiato la percezione rispetto a questa questione. Okay. E quindi abbiamo dovuto affrontare un problema, confrontarci con la rete autostradale, per esempio, qui sto citando solo i ponti autostradali, il cui 40% sono stati realizzati tra il 60 e il 70, quindi con criteri, approcci, controlli qualitativi che erano diversi da quelli che applicheremo adesso e che ora stanno dando gli esiti, non troppo piacevoli, di non aver considerato opportunamente che tutte le strutture, come le persone, invecchiano. E la questione è come mantengo in esercizio una rete autostradale che non posso chiudere. Ponte autostradale io non lo posso chiudere. Se lo chiudo, chiudo l'autostrada. Sono strutture seriali, ma vale anche per una città, per le reti, provinciali. Okay? E i ponti sono dovunque, non ce ne rendiamo conto perché ci passiamo spesso sopra o sotto in maniera inconscia. Ma sono dovunque e offrono il rischio che se invecchiano troppo e non sono controllati, non sono verificati, possono venire giù. Non solo, ma molto spesso è difficile riuscirli a verificare opportunamente, perché sono delle opere realizzate alcune decine di anni fa, non più ispezionabili come vorremmo fare adesso, per cui non sappiamo se l'acciaio all'interno è corroso o meno. E la questione è aperta, si è aperta con da allora, cioè, abbiamo dovuto, la società, non soltanto noi degli ingegneri, si è dovuta confrontare con questa questione, che ha un impatto importante in termini economici, sociali, di trasporto. E vedete, qui c'è, diciamo, un primo modo di approcciare quello di adeguare la normativa in qualche maniera. Queste sono le evoluzioni del quadro normativo, cioè, dal punto di vista storico. Sono state introdotte delle nuove linee guida per quanto riguarda i ponti, dei criteri di attenzione dei ponti, okay, che hanno anche interpretato, pianificato l'utilizzo di una schedatura su dei dati in una maniera informatica, per cercare poi di avere un modello di manutenzione che possa essere quanto più sopportabile anche in termini economici dalla società, ma non soltanto, questo è il punto essenziale, soltanto economicamente, ma anche, diciamo, dal punto di vista funzionale. Chiudere i ponti per fare manutenzione è un problema serio. E le metodologie che noi adesso abbiamo, ecco, qui c'è un problema che non riusciamo. La nostra normale tecnica delle costruzioni, i sistemi di manutenzione, sono principalmente riferiti e riferibili ai ponti da realizzare. Sui ponti esistenti, su cui abbiamo poche informazioni o su cui abbiamo una bassa capacità di interpretare il reale livello integrato, ad essere conservativi ci porterebbe, come spesso succede, e voi lo vedete, a ridurre le carreggiate utilizzate sui ponti o addirittura a chiuderli in maniera magari troppo cautelativa. Cioè, i metodi sviluppati nel passato non sono mai stati riferiti alla gestione dei ponti esistenti e soprattutto non esistono metodi consolidati, quelli fatti con le formule che tanto piacciono noi ingegneri civili, per poter effettivamente avere un risultato efficace, cioè non essere troppo conservativi o non essere troppo poco conservativi, quindi tenere aperto un ponte che poi potrebbe crollare. E qui è effettivamente vero, l'intelligenza artificiale può essere un enorme supporto. Quindi, perché? Perché è in grado di leggere i dati. Noi adesso abbiamo la possibilità di strumentare i ponti, di mettere centinaia di migliaia di sensori che danno un sacco di numeri. Il problema è che poi bisogna leggere, bisogna capirli, perché i numeri ti danno delle risposte locali, come sta vibrando, come sta inclinando, ma non ti dice se il ponte sta bene. Ci vuole un modello che interpreti questi dati.
e ci dica se il ponte sta bene. E attualmente non esistono delle soluzioni pronte, che quelle basate su un normale approccio analitico, in cui si formalizza in una bellissima equazione che rappresenta probabilmente il livello migliore di rappresentazione della conoscenza. L'intelligenza artificiale invece è una tecnica che ci permette di prendere i dati e lei trova l'ordine dove la mente umana non riesce. Ok? Quando ognuno di noi ha fatto una interpolazione lineare, era contento quando vedeva che c'era una retta che passava più o meno allineata, oh, per i punti che ha. L'intelligenza artificiale riesce a fare questo su dimensioni a noi e complessità di numero di dati e complessità di tipo di dati assolutamente maggiori. Qui c'è una possibile intersezione tra quello che si fa normalmente nella gestione dei ponti e quello che l'intelligenza artificiale può fare. E quindi, diciamo, si può mettere insieme l'aspetto normativo. Vedete, qui non è solo l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è applicata a un problema specifico con un coniugio con le tecniche tradizionali, quelle che sono sempre fatte, le ispezioni visive, che si continuano a fare, okay? Che sono anche queste soggettive, è tutto adattato a quello che deve prevedere una norma, perché ricordiamocelo, dal tempo dei codici di Hammurabi, qualunque sistema costruttivo, da sempre, avendo un valore sociale, è normato. Quindi chi fa queste cose le fa secondo una tecnica che è soggetta ad una legge, e questo avviene in tutti gli stati da sempre. E quindi ecco l'approccio: quale può essere? Ci stiamo lavorando, si sta lavorando in tutto il mondo, perché ripeto, non è un problema italiano, è un problema mondiale, perché i ponti sono invecchiati velocemente, nessuno ha pensato che potevano degradarsi così rapidamente, e attualmente in Italia, come in Germania, come in Francia, come negli Stati Uniti, non si sa, cioè c'è sempre il dubbio, questi ponti li teniamo aperti e poi magari ci crollano sotto i piedi, oppure li chiudiamo, però magari così blocchiamo o danneggiamo fortemente l'industria. In Germania il problema è questo, che riducono molto le capacità massime sui ponti, quindi il trasferimento delle merci da una industria all'altra è, diciamo, non solo scoraggiato, ma reso maledettamente complesso, pur essendo la Germania una nazione che ha un problema, un numero di ostacoli morfologici molto minore. Noi siamo una nazione molto peggiore da questo aspetto, siamo la peggiore d'Europa, perché abbiamo un numero di montagne, quindi di fiumi, di città, di ponte, gallerie, in numero molto maggiore rispetto agli altri. Nonostante questo, la Francia, la Germania, la stessa Inghilterra, soffrono la stessa tipologia di problema. D'altronde le reti di comunicazione sono grosso modo coeve. E qui, diciamo, arrivo a qual è l'obiettivo, che la potenzialità dell'intelligenza artificiale, sì, ma per problemi specifici dove effettivamente le tecniche utilizzate di solito non vanno bene, non riescono ad arrivare a dei risultati efficaci. Apriamo nuove prospettive, ok? In questo caso si tratta di integrare la normale tecnica delle costruzioni, le conoscenze di scienze delle costruzioni, con nuovi strumenti informatici e tecniche di intelligenza artificiale che possono arrivare a risolvere problemi che altrimenti sarebbero probabilmente inarrivabili. Cioè, attualmente, se non pensiamo di risolverlo in questa maniera, non abbiamo delle soluzioni. Dopodiché, l'intelligenza artificiale troveremo l'algoritmo migliore, o gli algoritmi capaci di risolvere questi problemi. Saranno in grado di leggere tutta questa mole di dati in maniera appropriata ed estrarre degli indicatori sensibili, di riuscire a vedere un ordine sottostante che per noi è praticamente impossibile, per noi poveri menti umani, in questo senso. Ma il controllo è uno strumento, sempre uno strumento, quindi il controllo, la gestione, l'interpretazione anche dei risultati toccherà sempre a un tecnico, un ingegnere. Okay. Quindi, di nuovo, sono molto smart, sono molto fashion l'intelligenza artificiale, bellissima parola. Sì, la usiamo là dove serve, in maniera opportuna, e non sta togliendo lavoro sostituendo l'intelligenza umana. È uno strumento per rendere più efficace il lavoro nostro. E con questo concludo. Grazie mille.